La neve, il freddo, una situazione di vera e propria emergenza, e in condizioni come questa di grande oggettiva difficoltà a patire le conseguenze di disagi pressoché inevitabili sono soprattutto gli anziani, chi non sta bene, insomma quella popolazione che per età e malattie è più fragile, bisognosa di aiuto e di assistenza. E mai come in questi giorni il ruolo dell'assistenza domiciliare si è rivelato fondamentale, così come importante e determinante per risolvere situazioni particolarmente critiche quello dell'innovazione tecnologica. Ed è stato proprio questo l'argomento al centro del convegno promosso e organizzato dal Consorzio SGS Servizi Globali Sociosanitari, che ha sede a Lanciano, per festeggiare 10 anni di attività. Comprensibilmente emozionata, Gina Di Blasio, direttore generale del Consorzio, ha ripercorso un po' la storia, da quei primi passi mossi in una sorta di scantinato adibito ad ufficio. Le idee però erano chiare da allora: a mettere al centro la persona e dare spazio all'associazionismo e all'aggregazione. Di strada ne è stata fatta tanta e tanti bersagli centrati, ma c'è ancora molto da fare. Da qui la scelta di sottolineare una data significativa con un momento di riflessione e di confronto su come le nuove tecnologie possono migliorare l'assistenza domiciliare, quali potrebbero essere i nuovi modelli. La tecnologia è fondamentale, ha evidenziato Domenico Mattucci, direttore sanitario del Consorzio. La tecnologia nelle cure domiciliari rappresenta un traguardo importante e fondamentale, perché grazie ad essa, quindi informatizzando tutto il sistema delle cure domiciliari, in tempo reale chiunque afferisce alle cure domiciliari come medico curante, distretto, operatore domiciliare, e in tempo reale può avere il dato che riguarda quindi la situazione clinica del paziente, la programmazione degli accessi e tutto quello che accade intorno al paziente. Quindi inoltre con la tecnologia riusciamo a garantire anche quella che è un aspetto da implementare a livello regionale, la diagnostica domiciliare e la specialistica, entrambi aspetti a volte garantiti ma non integrati con il sistema. Quindi un paziente ad esempio può regolarmente eseguire un elettrocardiogramma e in tempo reale il tracciato è possibile, è consultabile dallo specialista in ospedale o dal medico curante, e quindi rivedere la terapia e quindi organizzare il successivo passo. Ma è già in funzione questo sistema, questa formula? Per quanto riguarda l'aspetto della prestazione infermieristica e fisioterapica, è già in atto. Noi abbiamo dotato tutti gli infermieri di un palmare tablet che geolocalizza tutte le prestazioni a domicilio del paziente. Manca la parte specialistica, la parte diagnostica, che presumo stiamo nella fase start-up del nuovo contratto. Nel giro di 60, massimo 90 giorni entra a regime anche quella. Ha parlato di coesione sociale Fabio Diana, direttore del Consorzio Easy Care di Reggio Emilia, che ha pure ricordato di aver contribuito alla nascita del Consorzio SGS. La sua relazione, dal titolo suggestivo Pronto Serenità, Appropriatezza e Continuità Assistenziale, è un modello innovativo attuato da 16 regioni. Pronto Serenità in realtà è un modello innovativo che sta nei servizi privati alla persona. È un modello che il Consorzio SGS ha selezionato per, diciamo così, poterlo portare in Abruzzo, in modo che le esigenze delle persone possano trovare completezza sia nell'offerta pubblica, che laddove l'offerta pubblica non dovesse arrivare, nell'offerta privata di qualità fornita dalle stesse cooperative sociali, che poi fanno anche l'offerta pubblica e quindi vengono controllate, accreditate, e quindi possono garantire alle persone servizi appunto di qualità. Quindi un progetto che può essere comunque esteso anche, voglio dire, in varie regioni, in vari territori. Il nostro progetto è un progetto nazionale, siamo già presenti in 16 regioni d'Italia fisicamente. In Abruzzo abbiamo una lunga collaborazione con il Consorzio SGS. Questo modello è stato selezionato per la loro partecipazione ai finanziamenti dei poli di innovazione della Regione Abruzzo, e noi siamo, io francamente, personalmente sono abbastanza orgoglioso di questo, perché essendo un consulente ho contribuito alla nascita di questo consorzio, e quindi vedere che è arrivato a 10 anni, che è cresciuto e che poi ci siamo rincontrati rispetto a dei modelli innovativi mi fa assolutamente molto piacere.
mentre Lorenzo Montelmini, direttore di GPI di Trento, ha portato l'esperienza attuata con successo nella sua regione. Ma noi portiamo l'esperienza della provincia autonoma di Trento con un progetto specifico, il progetto Sweet Case, un progetto per la realizzazione di una piattaforma di integrazione e orchestrazione di servizi sociosanitari a servizio di una centrale operativa del territorio per costituire un punto unico di accesso. Portiamo l'esperienza del progetto Nardino, progetto per la gestione delle cronicità dei percorsi cronici in Regione Puglia, ma più in generale parliamo del ruolo dell'ICT nel ridisegno dei processi assistenziali e nella realizzazione di quella continuità di cura tra ospedale e territorio che è ormai al centro delle politiche di tutti i governi, non soltanto quello italiano ma anche a livello internazionale. Come, insomma, chiaramente in breve, come si concretizza, come si sostanzia questo progetto? Il progetto è un progetto che ha previsto la informatizzazione di oltre 40 appartamenti destinati a persone fragili, dotando queste strutture di sensori ambientali, dotando pazienti fragili di dispositivi per riconoscimento ad esempio della caduta. Tutti questi allarmi sono collegati in tempo reale ad una centrale che è in grado di poter intervenire immediatamente e poter allertare il personale ospedaliero, il personale del territorio per poter fornire attività di supporto. Abbiamo allo stesso tempo attivato dei sistemi di telemedicina, di telediagnosi, quindi in remoto, sempre attraverso l'uso dell'IoT, cioè dell'Internet of Things, che questa nuova moderna tecnologia è. Non dobbiamo dimenticare che al centro c'è la persona, il nostro è un lavoro che punta a eliminare le disuguaglianze, a costruire equilibri maggiori, specie nelle situazioni di particolare fragilità, ha ribadito la presidente del consorzio SGS Elena Grilli. È una dirigenza dunque al femminile, un felice mix di intelligenza, competenza, concretezza e sensibilità.